Cari amici, nemici e scureggioni di scuola di botte, voi dite, ma io sto a casa, mi sto a ingrassare, sto a mangiare come uno zozzo. E io oggi vi volevo consigliare qualche esercizietto stupido per passare il tempo e rimanere mezzi in forma. Perché dico mezzi? Perché ovviamente si parla solo della parte sopra. Detto questo, vi ricordo che se state a casa non dovete mangiare come quando uscivate, perché le calorie che vi servono sono di meno. State seduti sul divano, meno calorie. State a guardare la televisione, meno calorie. Che vuol dire meno calorie? Mangia di meno, mangia meglio. Basta zozzerie, perché sono le zozzerie che vi fregano, ragazzi. Appena mangi il pezzettino di zucchero, automaticamente ti viene voglia di continuare a mangiare il dolce. Fateci caso. E quando mangio il salato mi succede lo stesso, perché sei uno scureggione. O forse perché nel salato ci hanno messo pure lo zucchero. Lo zucchero nel salato, lì mortacci vostri. Comunque, vediamo gli esercizi e vediamo se vi possono tornare utili. Scuola di botte. Siamo di scuola di botte e meniamo tutti. I bulli, i ciccioni e quelli brutti. Se tu vuoi vincere colpisci sotto. Non la faccia, non la spalla, nemmeno il naso rotto. Cicalone ti insegna i pugni molto utili. Ma se fai il prepotente diventano inutili. Se tu sei ciccione, noi ti aiutiamo. Da oggi basta. Cosa serve per questi esercizi? Se ce li avete un paio di pesetti, ma qualunque, un chilo, mezzo chilo, 2 chili, 3 chili, quello che volete. Io a portata avevo questi economicissimi pesetti da 2 kg di Decathlon, comprati quando ero perso nei meandri di Decathlon. Ho detto, fammi comprare sti pesetti, almeno esco con qualcosa a mano, se no c'è rischio che mi fanno rimanere dentro. E li ho presi per sicurezza. La cosa che vi consiglio è iniziare comunque a scaldarvi e fare tutti i movimenti che possano essere funzionali al vostro sport, perché non è detto che voi dobbiate fare pugilato e vi mettete a portare i colpi. Per esempio, una cosa che consiglio tantissimo è i movimenti lenti. Iniziare facendo i movimenti lenti. Sembra una stupidaggine, perché i primi che voi fate, ah vabbè, così lenti, così facili. Invece vi scaldate e sono faticosi. Mimateli, mimate tutto, gambe, braccia. Per esempio, portare i colpi al rallentatore, fermarsi, arrivare qui con pesetti, per esempio da 2 kg, dopo un po', ragazzi, diventa faticoso. Perciò arrivate, tornate indietro, portate, tornate indietro, questo, pam, pam. Poi, ovvio che portate tutti i colpi, anche il discorso dei montanti. Infilate, ruotate, belli ampi, generosi i movimenti, perché non è che state a fare l'incontro con Rocky Marciano. Vi mettete qui ampi, dice, ma chi sta a colpire al gigante? No, sto a fare dei movimenti funzionali alla mia preparazione. Perciò il primo esercizio è tutti i colpi a rallentatore, ok? Io sono freddissimo, perciò in questo momento che cosa faccio? Mi limito molto nei movimenti, cerco di portare tutto a destinazione e mi fermo, vedete? Rimanere bloccati su un colpo, con i pesi in mano, faticate. Dopodiché iniziamo a lavorare su movimenti veloci, per esempio aperture dal basso verso l'alto. Aiutatevi con le gambe, non dovete rimanere dei cionchi di legno, cioè non è che state qua. Quello lo fanno i biti body, ce ne frega un cazzo. State voi, belli, elastici, in movimento, questo. Salite, aprite, salite. Le gambe sono funzionali perché vi permettono comunque di attivare tutto il sistema. Non è che dobbiamo rimanere bloccati con le gambe. Ovvio, io sto ragionando in uno spazio limitato. E nel mio ragionamento, lo spazio limitato, cerco di stare sempre sul posto, ma molleggio con le gambe. Non corro, non salto, non faccio cose particolari, ma molleggio, ok? Le braccia sempre alte, andate con gli esercizi, questo. Aprite.
Aciva, non c'ho i pesetti, t'ho detto prima. Bottigliette d'acqua, riempile di quello che c'hai più pesante. Un po' di terra, un po' di sabbia, trovate tutto. Una volta che vi siete scaldati bene, cioè con tutto il movimento che volete, ammortizzando con le gambe, a questo punto vi bloccate leggermente e iniziamo il movimento circolare. Stendiamo le braccia, non del tutto, con un filo piegate, e facciamo dei cerchi con i pesi in mano. Ragazzi, ricordate, se c'è le 2 kg è faticosissimo, perciò fate avanti e fate indietro. Avanti, indietro. A questo punto dovete usare un cronometro, un timer. Regà, scaricatevi l'applicazione timer che è gratuita. Fate 15 secondi, 15 secondi, cambio 15 secondi, 15 secondi. Perché passate poi successivamente a questo, il laterale, sempre cerchi piccoli. Da una parte e dall'altra. Quanto servono le gambe in questo esercizio? Poco, poco. Potete leggermente molleggiare, ma proprio leggero. In questo momento deve lavorare più la fascia sopra. Stesso discorso verso l'alto. Adesso non stendo perché non c'ho spazio, però questo. Uno, due. Le braccia un po' più stese. Seconda fase, stesso lavoro coi cerchi ampi, perciò se prima facciamo cerchi piccoli e veloci, adesso facciamo dei cerchi ampi più lenti in entrata e in uscita. Ovvio, no? Qua in entrata più ampio e in uscita più ampio. Stessa cosa, laterali più ampi e al contrario. Stessa cosa, in alto più ampi e al contrario, sempre per limiti di spazio. Detto questo, iniziate anche a lavorare sulla torsione del busto, perciò tenete i pesetti alti, ruotate, 1, 2, qui ovviamente andate in flessione anche con le gambe, cambiate guardia, stessa cosa. Guardate sempre avanti, fate ruotare. Bloccate i pesetti e lavorate qui. Scendete, salite. Leggera la flessione delle gambe. Alzate, stessa cosa. Se volete scaricare un po' di tensione, quando avete dei pesetti belli tosti, tipo 2 kg, 1 kg e mezzo, potete scaricare come se aveste delle mazze, una batteria, qualcosa, questo. Lavorate, 1, 1, 1, 1, 1, ricordate di respirare. Importante, quando scendete scaricate energia, fermate, perciò mettete energia e risalite di scatto. Adesso bloccate la guardia, scendete e salite, pam. Pam, pam, abituatevi, cambio guardia, pam, 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 spingete con le punte dei piedi. Ultimo esercizio, bloccate e rimanete bloccati, questo. Tutto deve essere via timer, cioè dovete sapere quanto state facendo, partite con intervalli bassi, quando avete finito lasciate lentamente. Passate avanti, leggermente flessi, bloccate e respirate. Stesso discorso sopra, bloccate non stendo le braccia perché è finito il mio green screen, però questo è il lavoro e respirate. Una volta che avete fatto tutto il lavoro con i pesetti, perciò sequenze da 15-20 secondi per ogni funzione dell'esercizio, lavorate in scioltezza, fate un po' di vuoto, state sul posto, ricordatevi sempre, c'è poco spazio, mi faccio il vuoto sul posto, schivo, colpisco, allungo le mani, mani sciolte, vedete, non chiuse, serrate, sciolti, pam, 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 e lavorate. Questo lo deve lavorare tranquillamente intervalli di 3 minuti.
Una volta che avete fatto, vi sciogliete le spalle, il collo, tutto quanto. Vi allungate e direi per questa parte, dove andiamo solo a coinvolgere la parte superiore, dovrebbe bastare. Adesso ragiono altri esercizi che possono essere utili in un ambiente ristretto per non rimanere fermi e per mantenere un po' di tonicità, di resistenza e bruciare un pochettino di calorie. Vi saluto a tutti, ciao! Scuola di batte, siamo di scuola.